Con Cuore Mediterraneo siamo arrivati a Termoli, siamo insieme a Gianfranco Bove, dirigente del settore ambiente. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno a tutti. Termoli è una città dalla forte vocazione turistica, come fate a gestire la raccolta differenziata durante il periodo estivo? La città di Termoli ha registrato dei grossi miglioramenti in termini di raccolta differenziata e questo vale soprattutto nel periodo estivo in cui effettivamente si rischiano situazioni di crisi. E tuttavia l'impresa che gestisce il nostro servizio lo sta facendo in maniera egregia, chiaramente coordinata dall'amministrazione che segue con attenzione e rileva tutti gli aspetti che possono essere utili per predisporre nuovi piani per il ritiro, per lo spazzamento, ma soprattutto per evitare che comunque i rifiuti rimangano nei posti, diciamo, anche più belli, più frequentati dai turisti per molto tempo. Stiamo raccogliendo dei grossi risultati da questo punto di vista, però naturalmente tutto si può migliorare e noi siamo qui per questo. Qui a Termoli si stima che nel 2023 verranno raccolti 3,9 kg di imballaggi in acciaio per abitante. Come avete ottenuto questi risultati? Allora, la Rieco è dal 2019 che lavora su Termoli, è stato fatto un lavoro molto importante per raggiungere percentuali oltre il 70%. Le strategie messe in atto sono state diverse, innanzitutto siamo passati dalla raccolta di prossimità al porta a porta, quindi distribuendo mastelli a tutte le utenze, sia commerciali che utenze domestiche. Siamo entrati nelle scuole, scesi sulle spiagge per far capire in modo diretto l'importanza della raccolta differenziata, del recupero a partire dagli imballaggi. Da marzo è stato aperto anche il primo centro del riuso in Molise, dove c'è stata una risposta importante da parte di tutti gli utenti. Ecco, il premio Cuore Mediterraneo 2023 vi viene consegnato da Rocca Andrea Iascone, responsabile della comunicazione del Consorzio Ricrea. Sì, complimenti ai cittadini, al comune di Termoli, a Rieco ed Ecotec, che sono i soggetti che, grazie ai quali Ricrea riesce ad assicurare il riciclo degli imballaggi in acciaio raccolti in questa città. Dal barattolo del pomodoro alla scatoletta di tonno al tappo corona, latta d'olio per passare poi ai fusti, questo dà un notevole sviluppo all'economia circolare degli imballaggi in acciaio e possiamo solo che essere grati a tutti questi soggetti che ho appena citato.